Cari amici, benvenuti in questo video aggiornamento dedicato a Yandere Simulator. Il 1 giugno Yandere Dev ha rilasciato un grosso update di cui abbiamo già avuto modo di parlare. In particolare abbiamo visto che adesso c'è una sorta di piccolo minigame picchiaduro che coinvolge i delinquenti della scuola. Infatti voi adesso potete picchiarli come si farebbe in un classico picchiaduro. Oltre a questo aggiornamento però, che potete utilizzare soltanto dopo che siete diventate amiche dei delinquenti, che è preliminare per l'aggiunta di Osoro, ci sono state anche delle altre aggiunte molto molto interessanti che adesso andremo a esaminare. Il gioco ha subito anche dei piccoli cambiamenti a livello dell'audio per renderlo un pochino più sofisticato. Alcuni suoni erano un po' di cattiva qualità e perciò sono stati aggiunti oppure cambiati, come questo beep che si sente quando selezionate un salvataggio. Al momento siamo nella stanza di Ayano e se cerchiamo di uscire potremo subito notare uno dei cambiamenti principali. E sto parlando naturalmente della scritta Bring an item from home to school, che vi consentirà di portarvi un oggetto da casa a scuola, proprio come si farebbe nella vita di tutti i giorni. Per poterlo fare premete il tasto F e scoprirete che potete scegliere di portarvi da casa forbici, cutter, cacciavite oppure veleno per topi. Io al momento non dispongo del veleno per topi, suppongo che si possa comprare in città, anzi sapete cosa, andiamo subito a vedere. Eccolo qua, veleno per topi, prendiamolo e portiamolo a casa. Adesso se volete portarvi da casa un oggetto potete farlo tranquillamente, anche il veleno per topi, ma attenzione, potete portare un solo oggetto alla volta. Inoltre, se distruggete uno degli oggetti che avete portato da casa, quell'oggetto il giorno dopo non sarà più disponibile, però potrete comunque ricomprarlo e ci saranno anche altri oggetti che verranno aggiunti in futuro a questa lista. Ecco, a proposito dei piccoli cambiamenti sull'audio, il rumore delle porte che si aprono è stato leggermente modificato per essere un pochino più realistico. Ma cosa ci faccio io qua su al terzo piano? Volevo semplicemente andare a trovare Senpai, o meglio, vorrei andare al suo banco e lasciargli una nota d'amore. Al momento l'unico tipo di interazione che potete avere con Senpai è quello di lasciargli dei regalini sul banco, ma Yandere Dev ha deciso che questo non era abbastanza. I regalini hanno come scopo quello di avere un tipo di relazione un po' strana con Senpai anche senza doverci parlare direttamente, perché Ayano non è capace di parlare con lui, lo diventerà magari nel corso del gioco un pochino di più, ma non ci potrà mai veramente parlare del tutto. Inoltre, se Senpai non si sente tanto bene mentalmente, questi regali serviranno a ripristinare la sua sanità mentale. Adesso invece potete parlare con Senpai anche attraverso dei romantici bigliettini. Eccoli qua, sono i classici bigliettini rosa che Ayano lascia più o meno a chiunque, però quelli per Senpai sono speciali. Man mano che lasciate queste note avranno sempre più significato e in particolare diventeranno sempre più efficienti per incuriosire Senpai man mano che il vostro livello di linguaggio aumenta. Al momento, come sicuramente avete già notato, mettere una nota sul banco di Senpai non comporta animazioni particolari da parte di Ayano. Questo perché la funzione ha soltanto uno scopo utile e non ancora estetico. Al momento gli effetti di queste note non sono particolarmente visibili perché siamo soltanto alla prima settimana, ma si vedranno più effetti nel lungo termine, sia per quanto riguarda l'affezione di Senpai per Ayano, sia per quanto riguarda la sua sanità mentale, povero stellino. Anche perché vi ricordo che non conviene mai tenere Senpai con una sanità mentale troppo bassa, perché magari sì, dirà ad Ayano mettiamoci insieme, ma sarà come stare con un burattino scemo. Che già Senpai è scemo, figuriamoci quando non ci sta con la testa come diventa. Adesso che siamo al secondo piano, andiamo a fare un salto nel club di arte. Qui per terra c'è sempre stato un secchio di vernice rossa e se avete sentito anche il rumore della macchina fotografica è stato leggermente modificato. Adesso però qua sul tavolo c'è anche un barattolo di vernice marrone. A che cosa vi serve la vernice marrone? Non certo a far finta di essere sporchi di sangue, perché potete utilizzare il rosso per macchiarvi, ma non potete fare la stessa cosa con il marrone. Ho deciso di rubare il barattolo di vernice che c'era nel club di arte. Vediamo insieme perché l'ho fatto. Posiamolo un attimo per terra e iniziamo a preparare delle trappole. Prendiamo un secchio d'acqua e anche il rumore dell'acqua è stato cambiato. Aggiungiamo il colore dentro l'acqua e l'acqua per qualche motivo mi è rimasta bianca per un bug, fantastico. Doveva diventare tipo color fanghiglia in modo che gli studenti sporcati con quest'acqua la prendessero per appunto per fanghiglia o peggio. Proviamo a rifare tutto da capo e vediamo se funziona. Ecco, sì, ha funzionato. Questo è l'aspetto che dovrebbe avere l'acqua con dentro la pittura marrone. Il motivo per cui Yandere Dev ha pensato di fare questa piccola aggiunta apparentemente schifosa ma completamente innocua ha a che vedere con il fatto che secondo lui è poco sensato che uno
studente vada a farsi una doccia completa soltanto per essere stato spruzzato con un po' di semplice acqua pulita. Viceversa, invece, uno studente dovrebbe essere motivato a fare la doccia se è stato spruzzato con sangue, benzina o questo liquido marrone poco identificato che potrebbe essere fango, ma non soltanto fango, anche qualche altro liquido corporeo. Sicuramente, quando una persona si ritrova macchiata di questa roba, potrebbe essere molto molto predisposta all'idea di farsi il bagno. Però ancora Yandere Dev non ha completamente deciso se vuole o no andare avanti con quest'idea. Fatto sta che adesso voglio divertirmi un pochino male. Ecco qua! Che cos'è questa roba? Che schifo! Ancora questa parte non è stata doppiata, ma come vedete la nostra piccola amica bulletta è tutta sporca di un poco identificabile liquido marrone. Ovviamente noi sappiamo che quel liquido marrone non è niente di preoccupante, ma è semplicemente vernice, ma che ci volete fare? La gente si spaventa. E poi vi ricordo anche che in questa scuola non si sa distinguere tra il colore rosso e il sangue. Figuriamoci se si sa distinguere tra il colore marrone e qualcos'altro. Oltre ai cambiamenti che riguardano le funzionalità del gioco, c'è anche qualche piccolo cambiamento che riguarda l'estetica. Per esempio, chiediamo a Info-chan di dropparci un uniforme pulita. Adesso l'uniforme non dovrebbe essere più quella standard, ma dovrebbe essere uguale a quella che porto addosso, e infatti è proprio così, guardate. Prima invece l'uniforme che sarebbe stata droppata, in qualunque caso, sarebbe stata quella standard con le maniche corte e il collettino blu. Adesso per fortuna questo non avviene più e direi che ha molto senso in effetti. Un altro piccolo aggiornamento che riguarda la grafica del gioco ha a che vedere con i sottotitoli. Aprite le impostazioni, selezionate le gameplay options e scegliete la taglia dei sottotitoli, ovvero le dimensioni, se li preferite normali come sono sempre stati oppure più grandi. In questo modo tutte le varie linee di dialogo dei personaggi cambieranno, eccetto quelle che si verificano durante le cutscene, che rimarranno uguali. Proviamo subito a parlare con qualcuno e vediamo se effettivamente i sottotitoli sono più grandi. Sì, in effetti direi che si nota molto la differenza. Sì, mi piacciono un sacco le persone, anche a te? Sì, assolutamente, anche a me, non vedevo l'ora. Ecco, adesso direi che i sottotitoli si leggono molto meglio. Spero che prima o poi si potranno fare tutti così grandi, soprattutto per chi magari ha uno schermo abbastanza piccolo o a risoluzione bassa. E sempre a proposito di cambiamenti grafici, andiamo un attimino nella stanza del cucito, dove ci sono tutte le bamboline, tra cui anche la mia Kiria. Intanto possiamo vedere che non è rimasta più nessuna delle bambole vecchio stile, sono state tutte quante ritexturizzate, e io sono qui in prima fila insieme a tante altre ragazze vestite come me. Se cercate di fotografare una bambola, l'oggetto della foto risulterà essere a cute plushy doll, ovvero una bella bambolina di peluche. E se la mandate a Info-chan, vi saprà dire chi è lo youtuber o comunque l'influencer raffigurato. E questa infatti sono proprio io. Ah, che cosa bellissima. Ovviamente questa cosa la potete fare con tutti, ecco. Così finalmente ognuno avrà diritto a sapere chi è chi. E la cosa bella è che io un po' di queste persone le conosco anche perché ci parliamo in privato. Che cosa simpaticissima. Vi ricordate che stamattina ho comprato una bella confezione di veleno per topi? Potrei metterla nel pasto di Senpai per fare in modo che gli venga da vomitare, ma prima devo liberarmi di queste due. Ecco bimbe brave, andate a controllare che qui devo mettermi a fare le mie cose magiche. Ovviamente attenzione a non avvelenare Osana, ma soltanto Senpai. Senpai, mi dispiace, ma per stavolta in bagno ci finisci te. Ciao ciao! E visto che siamo nella schermata dei punti studio, in cui potete scegliere come migliorare le statistiche di Ayano, è giusto che vi dica anche una cosa per quanto riguarda la statistica psicologia. Fino ad oggi questa statistica era completamente inutile, ma adesso finalmente ha uno scopo. In particolare adesso, quando voi salirete di grado in psicologia, ridurrete la quantità di sanità mentale perduta quando Ayano commette qualche atto violento come uccidere. Inoltre, le vostre interazioni sociali positive vi daranno un bonus di reputazione. Sarete più bravi nel minigame del matchmaking e quindi riuscirete più facilmente a far mettere insieme le persone, e farete anche più danni psicologici alla vostra vittima mentre la state torturando. Quindi in poche parole adesso psicologia è diventata molto molto utile, anche se cercate di giocare in modo più stealth o più pacifico, per esempio attraverso il matchmaking. E avere anche una reputazione più alta vi servirà a diventare amici di tutte le rivali e di tutte le persone che vi potranno servire a qualcosa. Perciò, per la prima volta nella vita, facciamo volentieri un piccolo upgrade di psicologia e poi aspettiamo che Osana serva il pasto avvelenato a Senpai. Senpai è stato avvelenato e noi possiamo anche andarcene a casa perché ormai la giornata è finita. Però, come potete notare,
Adesso compare questa cosa a fine giornata in cui ci dice a che livello di progresso siamo arrivati per quanto riguarda il fatto che Senpai e Osana non si metteranno insieme. C'è proprio una barra di progressione e al momento siamo al 20%. Questo perché abbiamo sabotato uno dei 5 eventi che Osana avrà con Senpai. Per poter fare in modo che Osana e Senpai non finiscano insieme, dobbiamo sabotare almeno 4 interazioni, così che la confessione non vada a buon fine. Qualche volta mi avete chiesto se è possibile impedire a Senpai di accettare la dichiarazione di Osana anche se vi siete dimenticati o avete sbagliato nel sabotare uno degli eventi della settimana. La risposta a quanto pare è sì, basta che ne abbiate azzeccati almeno 4. Certo che se ne fate 5 comunque andate più sul sicuro. E adesso che la povera Osana è stata sabotata, pensiamo anche al fatto che potremmo farle qualcosa di ben più cattivo. Per esempio potremmo andare qui e spawnare una vittima. Che però, come avete visto, non è Midori, ma è Osana. Osana, vieni un po' qua per cortesia, che devo farti fare delle belle, come si può dire, recitazioni, ecco, si chiamano così. Adesso vieni qua, Osana, vieni qua. Vi è piaciuta la kill in slow motion? È stato un altro degli aggiornamenti creato da Yandere Dev, ma sta arrivando a cane, quindi devo fare in modo di ripulire. In realtà voi Osana la potete respawnare tutte le volte che volete. E ogni volta potete divertirvi in maniera sempre più sadica, a quanto pare. Oddio, YouTube mi ucciderà per quello che sto facendo, già lo so. Però Ayano, vedo che anche te non ti lasci sfuggire nessuna occasione, eh? Penso che qualcuno si sia accorto di qualche cosa. No, ma figuriamoci, non è successo niente. Ma che, è tutto a posto. Vero Osana? Vero che è tutto a posto? Vero che è tutto a posto? Carina questa cosa però dello slow motion, devo dire. Vi permetterà anche di vedere chi c'è intorno a voi. E Osana! Presa! What have you done? E smettete di rompere, fatemi fare le mie glory kill in pace. E arriva cane. E vabbè, ovviamente, mai che si possa avere un momento di gloria in pace in questa scuola. Mai una volta. Adesso, prima che qualcuno mi sgami, devo cominciare a fare qualche cosa molto brutta. Ecco, esattamente tipo questa. E ovviamente devo fare in modo di non farmi beccare da nessuno, altrimenti non serve a nulla quello che sto facendo. Ecco fatto, in realtà mi sono già sistemata. Attendiamo pazientemente che arrivi la polizia. La polizia arriva a scuola e nessuno ovviamente pensa di arrestarmi. Ma non è questo che volevo mostrarvi. Piuttosto vorrei farvi notare che quando arriva il giorno del memoriale in onore degli studenti scomparsi, nel rispetto di un'usanza che io credo sia tipica del Giappone, viene posto un fiore sul banco della persona morta. Un fiore bianco ovviamente, perché, correggetemi se sbaglio, mi sembra che in Giappone il bianco sia considerato il colore del lutto. E ovviamente ci sarà un fiore per ogni persona che è morta, infatti ce n'è uno anche qui e qui. Direi che è un giglio. Ormai, visto che in questo salvataggio sono stata una bimba cattiva, tanto vale che vi mostri anche un altro piccolo cambiamento che riguarda gli easter egg. E in particolare sto parlando dell'Ebola Mode. La nostra piccola Ayano contagiosa è stata ritesturizzata, è stato un pochino cambiato il suo modello e come vedete è sempre più carina e inquietante e ovviamente letale. Talmente letale che mi basta accarezzare appena una persona per fare in modo che cada morta a terra. Che cosa bella per una yandere di questi tempi. Spero che almeno con Senpai questa cosa non funzioni. No, per fortuna Senpai è immune all'Ebola, buon per lui. Tra gli altri cambiamenti che ci sono stati, ce n'è anche uno riguardante i bounty di InfoChan. D'ora in poi, ogni giorno vedrete un bounty diverso. Sono stati aggiunti, infatti, tutti e 5 quelli che potete fare durante la settimana. Quello del lunedì prevede che voi facciate una fotografia a Ryuto Ippongo mentre sta giocando prima delle 5 del pomeriggio, perché lui a quanto pare ha promesso ai suoi genitori di non giocare a scuola quando è orario di lezione o di studio. Ecco, la prima missione in realtà è molto facile. Vi basterà fare una fotografia mentre sta sparando uno dei mostriciattoli virtuali che si trovano per la scuola e inviare questa foto a InfoChan.
Info-chan e il vostro bounty sarà completo. Il martedì invece, al posto del bounty dedicato a Kashiko, che invece è stato spostato al venerdì, abbiamo un bounty dedicato al piccolo caro Otohiko Meichi. Otohiko è famoso per il fatto che arriva sempre in ritardo e inciampa all'ingresso della scuola ogni giorno. A quanto pare Info-chan vuole una foto di lui con la faccia a terra perché è molto imbarazzante. Normalmente non lo vede mai nessuno quando cade perché sono già tutti a lezione o quasi, e a quanto pare lui ci tiene a non essere visto da nessuno. Eccolo qua, sta arrivando, povero cucciolotto. Volendo lo potete anche decapitare, ma per oggi sono più interessata a fotografarlo piuttosto. Eccolo qua. Info-chan sarà molto felice di questa fotografia, lui invece un po' meno. Oggi è mercoledì, perciò è arrivato un nuovo bounty per la nostra Yano. What do you need? Il bounty di oggi riguarda il leader del club di fotografia, che invece di occuparsi appunto di fotografia, se ne sta tutto il giorno nel club a parlare di anime e manga con gli altri ragazzi del club. A quanto pare, anche se tutti quanti sanno di questa sua abitudine, nessuno parla. E il nostro Fureddu finirebbe molto nei guai se si sapesse in giro, perciò andiamo pure a fare la spia, perché Yano è una terribile spiona. E io a quanto pare ho premuto il tasto che serve a far fidanzare questi due. Mi scusi lei se gli faccio una fotografia un po' imbarazzante, però ho bisogno di farlo per completare il mio bounty quotidiano. Arrivederci, lei verrà ricattato adesso. Il bounty del giovedì invece riguarda uno dei delinquenti, in particolare il leader. Di solito lui tende ad avere una reputazione di ragazzaccio cattivo e super tosto, perciò la nostra cara Info-chan vorrebbe una sua fotografia mentre sembra vulnerabile dopo che qualcuno l'ha battuto. Tradotto, Ayano, vai e picchialo a sangue. Va bene, andiamo. Anzi, aspettiamo, deve ancora arrivare a scuola. Dai, andiamo a infastidire quest'uomo fin quando non decide di affrontarmi apertamente. Preso. Povero cucciolino. E adesso non solo il danno, ma anche la beffa. E Info-chan è contenta perché lo può ricattare. Quello che sto facendo comunque, ragazzi, non è molto etico. Vendo i miei compagni per soldi, insomma, potrei fare di meglio della mia vita. E alla fine è arrivato anche il venerdì. E il bounty di oggi è quello che già conoscevamo, ovvero quello di Kashiko, che invece di fare le pulizie si mette a chiacchierare con le sue amiche durante l'ora delle pulizie. Ed eccola qua, che non sta nemmeno parlando con le sue amiche, ma sta comunque ignorando i suoi lavoretti. A posto, anche lei è pronta per essere ricattata. E quelli che abbiamo visto finora erano i cambiamenti principali che Yandere Simulator ha subito. Oltre a questi, è stata fatta anche una piccola serie di bug fix. Per esempio, è stata ripristinata la vecchia routine di Aoi, che era stata cambiata per fare un video da parte di Yandere Dev, ovviamente. Adesso poi, se eliminate Osana col metodo del befriend, si vede il suo modello nel menu iniziale in cui lei tiene in mano il gattino nuovo col modello aggiornato. Otohiko adesso spawna correttamente. Il metodo dell'omicidio-suicidio funziona senza bug. I cadaveri non galleggiano più se utilizzate la fogna. Gli studenti del club di teatro non si bloccano in maniera strana quando la loro routine viene riavviata per via di un salvataggio. Come vi avevo spiegato, sono cambiati anche alcuni suoni, come ad esempio quello dell'acqua, oppure anche il suono delle mutandine che vengono spogliate all'interno dell'armadio di Ayano. Insomma, questo è stato un update piuttosto interessante, a cui ne seguirà uno ancora più interessante. Infatti, Yandere Dev, prima di andarsene, inserisce anche un ultimo capitolo all'interno di questo lungo post del suo blog, ovvero "E dopo che succederà?". Con questa build ho completato circa il 99% degli obiettivi che mi ero posto di completare prima di concentrarmi soltanto su questa cosa del mettere 10 rivali all'interno del gioco in tempi umani. Ci sono ancora alcune cosette che potrei aggiungere al gioco nei prossimi giorni, perciò potreste vedere un'altra build molto presto. Ma comunque sia, la prossima build, o quella dopo ancora, probabilmente sarà quella che conterrà le 10 rivali. Ed è una cosa a cui ancora io stessa stento un po' a credere. Sono veramente super curiosa di vedere Yandere Dev che cosa si sarà inventato. Quindi mi raccomando, ragazzi, lo so che alcuni di voi hanno perso un po' la pazienza, ma prima di darci per vinti diamo un'occhiata a quello che Yandere Dev sta combinando, almeno per stavolta, e poi vedremo. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento e come sempre vi lascio in descrizione il link del blog di Yandere Dev. Grazie a tutti, alla prossima, con il magico mondo di Yandere Simulator e delle rivali che stanno arrivando. Ciao! E mi raccomando, divertitevi a far fuori Osana con lo slow motion, perché è tutto più figo se è fatto in slow motion. Ciao!